che la maggior parte delle classificazioni tipologiche è stata redatta poi, perché è stato fatto negli anni, questa è una teoria che è nata negli anni 40, poi si è sviluppata ulteriormente, è stata redatta, diciamo, sulla base di osservazione di vari casi, sia casi clinici ma anche casi normali. È stato fatto un, diciamo che le loro ideatrici intanto non erano psicologhe, non erano né psicologhe né psichiatre, avevano una notevole cultura psicologica, erano appassionate della psicologia, ma nessuna delle due, che poi erano madre e figlia, Meyer e Briggs, nessuna delle due era psicologa e nessuna delle due esercitava la psicologia diciamo, come professione. Questo è interessante perché ci fa capire come spesso gli psicologi non riescono a ideare nessuna teoria, mentre persone non psicologhe, che però sono acute osservatrici dei comportamenti umani, lo fanno. Ovviamente lo fanno in un contesto diverso da quello clinico, ovviamente. Quindi Meyer e Briggs non è che hanno osservato dei casi clinici, ma hanno osservato il comportamento della gente comune in contesti abituali. Ad esempio, saluta Roxy Rose. Quindi, e questo è interessante, no? Non hanno, non, es non essendo psicologhe, hanno creato, diciamo, questa tipologia, queste dimensioni, diciamo, sulla base della loro esperienza. Quindi, diciamo, in contesti abituali, ad esempio, Catherine Briggs, la Briggs, che sono madre e figlia, era un'insegnante. Poi hanno quindi lei ha osservato delle persone, ad esempio, nella scuola, sia i ragazzi sia le persone adulte, e poi l'hanno fatto in contesti sociali, ad esempio nelle feste, cene tra amici, code ai supermercati mentre sbattevano col carrello. Dal parrucchiere, insomma, hanno osservato le persone proprio in un contesto reale, no? Anche perché poi, se andiamo a vedere le teorie che fanno gli psichiatri, vengono fatte, o gli psicologi vengono fatte in un contesto clinico, quindi vengono, diciamo, testate persone che non fanno parte probabilmente della statistica, perché sono persone che sono affette da patologie mentali, no? Mentre Myers-Briggs, non essendo appunto psicologhe, hanno osservato le persone in contesti, diciamo, naturali. Ovviamente la loro esperienza, perché loro sono partite dall'esperienza, conoscevano ovviamente la teoria di Jung, perché erano comunque appassionate, le portò a confermare, diciamo, le portò a confermare la teoria di Jung, secondo cui esistono persone in cui predomina l'intelletto rispetto al sentimento, o viceversa, persone in cui domina l'intuizione rispetto alla sensorialità, possiamo dire ai sensi, o viceversa. Parliamo, se dovresti arrivare puntuale, cara Chris, parliamo della sinergia tra le dimensioni, della sinergia tra le dimensioni, sempre nella teoria di Meyer e Briggs. Quindi hanno ampliato, però, poi hanno osservato anche l'introversione e l'estroversione, e hanno ampliato, diciamo, la teoria di Jung aggiungendo una dimensione, quindi la dimensione giudizio-percezione. Perché diciamo che le altre dimensioni in realtà erano già state studiate da Jung, perché Jung praticamente nella sua teoria, se andate a leggere un libro che dovrei anche avere, adesso non so dove l'ho posizionato, ma un libro di Jung che vi suggerisco di leggere, che non so se ce l'ho qua o se ce l'ho in un'altra libreria, adesso qua non lo trovo. Poi in mente c'è un'altra libreria. Comunque, un libro di Jung che vi consiglio di leggere per approfondire questa teoria è Tipi psicologici. Quindi, se voi leggete il libro di Jung, Tipi psicologici, trovate già queste cose, le trovate.
perché Jung parlava di intuizione rispetto alla sensorialità, parlava di introversione rispetto all'introversione e parlava di intelletto rispetto al sentimento. E in effetti Jung parla di 8 tipi psicologici. I libri dietro sono veri, sì, sono veri. Ma ce n'ho altre librerie, solo che adesso tipi psicologici, non so, il problema è che ho 4 librerie e non so dove ho messo tipi psicologici. Vediamo un po' se l'ho messo qua. No, probabilmente l'ho messo da un'altra parte, quindi non sono qua. Vabbè, comunque, magari la prossima volta lo porto. Sono veri, sono veri. Vedi, i libri sono veri, escono fuori. Questo però è Liberaci dal male oscuro, che non c'entra niente con tipi psicologici. Comunque, stavo dicendo, praticamente Jung aveva elaborato 8 tipologie di personalità. Perché bisogna fare sempre due alla terza, no? Siccome sono 2 dimensioni con 3 variabili, siccome ha fatto Jung 3 variabili, se voi conosceste, diciamo, ma siete ignoranti, non lo conosciamo scherzo, se voi conosceste, le leggi della combinazione, leggi combinatorie, bisogna fare la base, che sono le 2 varianti, elevato al numero di variabili. Quindi le varianti elevato alle variabili. Le varianti sono 2. Le polarità, diciamo, o uno o l'altro, e il numero di dimensioni, diciamo, ecco, il numero di variabili elevato al numero di dimensioni. Secondo Jung erano 3, quindi si fa 2 alla terza che fa 8, e quindi Jung aveva identificato 8 tipologie. Invece Myers-Briggs ne identificano 16 perché sono 2, che sono sempre le 2 polarità, o uno o l'altro, elevato però alla quarta, perché sono 4 dimensioni, 2 alla quarta che fa 16. E quindi vengono fuori 16 tipologie, quindi vengono fuori, raddoppiano le tipologie. Se ci fosse una quinta dimensione, verrebbe 2 alla quinta che fa 32. Praticamente ogni dimensione in più si raddoppiano sempre il numero di personalità. E quindi capite che la cosa interessante è che utilizzando questo metodo, io credo che sia ancora restrittivo quello di Myers-Briggs. Perché loro hanno scelto 4 dimensioni che danno luogo a 16 tipologie di personalità. Però a me piacerebbe, io infatti stavo cercando di elaborare una mia teoria, ma la vedremo poi in video successivi se elaborerò, perché ci stavo pensando, su come trovare una quinta dimensione, che ho già fatto delle considerazioni che poi dovrò elaborare. Secondo me una quinta dimensione c'è da prendere in considerazione e il problema è che introducendo una quinta dimensione si raddoppierebbero le tipologie, diventerebbero 32 tipologie. E se aggiungessi una sesta dimensione, che anche quella secondo me si può aggiungere, diventerebbero fuori 64 tipologie. Quindi alla fine non è più gestibile la cosa, no? Il vantaggio di lavorare, diciamo, creando più dimensioni, porta ad avere una definizione più precisa, se vogliamo, della personalità, però ogni volta raddoppi, tenendo conto che ogni dimensione poi la facciamo passare tra due poli, no? Come introverso e estroverso, in realtà viaggia da un polo all'altro, però in realtà poi diventano molte di più perché in realtà non è che uno è totalmente introverso o totalmente estroverso, quindi già il fatto delle 16 dimensioni è un po' una semplificazione perché prevede che uno sia o totalmente introverso o totalmente estroverso. Perché se aggiungessimo soltanto una terza, diciamo, variabile, allora la base diventerebbe 3, non diventerebbe più 2 e i numeri salirebbero esponenzialmente. Perché se fosse 3 anziché 2, adesso non so quanto fa 3. Alla quarta mi servirebbe una calcolatrice per fare 3 alla quarta, ma 3 alla seconda fa 9, verrebbe 9 al 18, 27, 54, verrebbero già 54 tipologie con solo 3 alla quarta, introducendo una dimensione in più. Quindi capite che più si va sul preciso,
purtroppo più aumentano esponenzialmente il numero di, diciamo, il numero di personalità, perché mettendo tre variabili e mantenendo sempre quattro dimensioni, verrebbero già 54. Se invece mantengo due variabili o uno o l'altro e aggiungo una dimensione, diventano 32. Quindi diventa veramente poi un macello, no? Rendersene conto. Non è che diventa troppo confusione, diventa più preciso, però comunque da un punto di vista pratico, pragmatico, diventa molto complicato. Diventa complicatissimo. Esatto, diventa complicatissimo. Il problema è questo, che più vai sulla precisione nella personalità, e questo vale un po' in tutte le teorie, comunque, in tutte le teorie, anche l'enneagramma sono nove, però se andiamo a vedere queste nove personalità, se tu vai a vedere, se tu vai a vedere nove personalità, però se consideri le ali, se consideri è tutto, diventano tantissime. Ma no, ecco, invece, secondo me, questa tipologia di Myers-Briggs non è difficile da inquadrare. Non so se vi siete persi la lezione della volta scorsa, ma se vi siete persi la lezione della volta scorsa, vi suggerisco di andarla a vedere, perché dal mio punto di vista, non è importante identificare la personalità, ma è importante identificare la dimensione e agire su quella dimensione specifica. Cioè, se io capisco che una persona è introversa, per dire, e agire tra l'altro su quella dominante, e quella perché, ad esempio, se una persona è, che ne so, l'intuizione rispetto alla sensorialità, non riesce a capire se è intuitiva, cioè idealista, o sensoriale, cioè realista. Se non riesco a capire quello, vuol dire che probabilmente è abbastanza equilibrata quella dimensione, cioè quella dimensione ha un suo equilibrio e allora mi diventa difficile prenderla. Abbiamo visto la volta scorsa che c'è una dimensione dominante. Quella dimensione dominante, quella è un po' l'esempio che ho fatto la volta scorsa, no? È un po' come dire, se in macchina ci sono quattro persone, qual è quella che conta di più? Sicuramente quella che guida è quella che conta di più delle altre, perché i passeggeri, certo, bilanciano i pesi della macchina, hanno una loro funzione, ma sicuramente il guidatore è quello che decide la traiettoria, la velocità, insomma. Quindi in queste dimensioni, diciamo così, da un certo punto di vista, per semplificare, possiamo considerarle come una vettura con dei passeggeri a bordo. E il passeggero che fa il conducente, che poi non è un passeggero, ma appunto è il conducente, è quello che ha la personalità dominante. Quindi, capire, intanto bisogna avere la sensibilità di riconoscerle tutte, perché se uno si mette lì a dire: ma quali erano queste personalità? Fammi vedere, ma era intuitivo e l'altro era... Aspetta, fammi pensare, uno era giudicante, l'altro com'era quell'altro? Se uno fa così, diciamo che c'ha le cose appiccicate lì, ma manco si ricorda i significati, cioè queste cose qua vanno studiate, perché devi conoscerle bene, perché se ti metti lì a pensare come deve essere uno, cosa deve essere l'altro, perché non ti ricordi un cazzo, e allora è inutile, cioè non... Perché più hai la familiarità, diciamo, con queste cose, più riesci a agire in tempo reale. Purtroppo, per fortuna, ma tutte le teorie vanno studiate, anche quella analogica va studiata, anche la PNL con tutti i suoi metaprogrammi va studiata, anche l'enneagramma va studiato, perché se tu non lo studi, certo, se tu scegli due tipologie solo, uno coglione e l'altro furbo, cioè, vediamo se questo è coglione o furbo, anche quella è una differenziazione, no? Però purtroppo tutte queste tipologie vanno studiate e bisogna dedicare un po' di tempo, tutto lì, e vanno assimilate, vanno studiate
Nel senso, prima vanno studiate da un punto di vista teorico, cioè devo, ad esempio, ascoltando i video, in questo caso, no? Leggendo dei libri, ascoltando i video, vanno studiate. Ma poi, una volta che uno le ha studiate, deve calarle, come hanno fatto Myers-Briggs, nella loro realtà. Perché Myers-Briggs, diciamo, si sono, sicuramente avevano studiato la teoria di Jung, perché non se la sono inventata, no? Hanno studiato la teoria di Jung. Ma poi l'hanno applicata alla loro realtà. E quindi bisogna interagire con le persone cercando di lavorare in quest'ottica fondamentalmente, no? Altrimenti non. Ecco perché il discorso è che se uno non assimila le cose, non ci cava un ragno dal buco. Il loro sistema, quindi. Tra l'altro di Myers-Briggs non si basa sull'individuazione di tratti di personalità statici, fissi, ma sull'individuazione di preferenze cognitive di ciascun tipo, no? Quindi le preferenze cognitive per uno dei due poli, diciamo così, di ciascuna dimensione, perché ogni dimensione ha due poli, si collegano tra loro e danno vita a, quindi a 16 sinergie differenti, no? Due alla quarta, che caratterizzano i vari tipi. Se conosci le caratteristiche di ogni componente, riesci, diciamo, di ogni componente che è dicotomica, perché o uno o l'altro, conosci la gerarchia, diciamo. Riesce a definire un profilo che avrà delle caratteristiche, avrà quattro caratteristiche, quindi ogni profilo avrà quattro caratteristiche, per cui alla fine trovi 16 profili, ognuno dei quali avrà quattro caratteristiche. E queste caratteristiche però possono essere, e questo è il mio suggerimento, perlomeno nella fase iniziale, analizzate individualmente. Analizzate individualmente e poi diciamo analizzate nel complesso. Ci sono un sacco di test che si possono fare sul web, ma ci sono un sacco di test che si possono fare sul web, però non è diciamo però non è così facile rispondere in maniera attendibile e poi sono molto asettici, no? Invece la cosa migliore, secondo me, è quella di, se vi ascoltate i video che ho fatto, cercate poi di rispondere, di capire voi stessi, come dire, personalità per personalità, quindi, cioè dimensione per dimensione. Poi in una fase successiva si possono mettere, diciamo, assieme le cose. Un altro errore che bisogna evitare di fare è di cadere nella trappola del linguaggio popolare. Bisogna sempre evitare di cadere nella trappola del linguaggio popolare dove si è portati ad associare automaticamente, ad esempio, il tipo sentimento a una persona romantica, a una persona buonista e il tipo pensiero, ad esempio, a una persona insensibile. Questo non è vero, perché il tipo sentimento giudica la realtà, in base a dei valori che nulla hanno a che vedere. Eh no, se fosse stata la lezione zero non si capiva niente. Questa doveva essere la lezione riassuntiva, una delle lezioni riassuntive. Perché prima bisogna capire le cose, se no se parli di dimensioni ma non sai di che parli, assolutamente no, Christian. Allora, stavo dicendo, perché se no avrei detto delle parole che nessuno comprendeva. Il tipo sentimento giudica la realtà in base ai suoi valori, ma non ha nulla a che vedere con l'essere romantico, l'essere buono. Sicuramente diciamo, le tipologie sentimento sono più empatiche, più attente a non ferire gli altri, più
Però non bisogna pensare che siano i più buoni e gli altri invece siano i più freddi, i più cattivi. Ad esempio, per fare un esempio, per dire, per un tipo F, un tipo sentimento, nella relazione di coppia, ad esempio, non è detto che sia fedele, mentre un tipo, così come possiamo dire, quello che viene definito più freddo, no? Il tipo pensiero, normalmente più fedele, perché tipo pensiero è più conforme a è più conforme a una situazione di tipo istituzionale, mentre il tipo sentimentale si lascia trascinare molto di più dall'aspetto emozionale e quindi difficilmente un tipo sentimentale vive una relazione monogamica e chiusa. Mentre è più probabile, diciamo, perché poi neanche lì è certo, ovviamente è più probabile che una persona di tipo pensiero, se ha un codice etico legato a quello, sia una persona che è più facile che sia monogama, che non tradisca il partner. Mentre il pensiero, la tipologia sentimentale, quindi ovviamente come dire, nel lessico comune, no? La persona trasgressiva viene vista come più trasgressiva e cattiva, tra virgolette, e invece non è detto che sia così. Un'altra trappola è appunto quella di non associare l'atteggiamento, diciamo, razionale e analitico dei tipi pensiero con il cinismo, che non ha nulla a che vedere col cinismo. Il tipo pensiero sicuramente da un punto di vista emotivo vive meno le emozioni, però non ha nulla a che fare, diciamo, con il cinismo. Anzi, quando loro hanno un codice etico abbastanza rigoroso e quando si spostano sui sentimenti, perché non sono abituati a gestirli, fanno sempre dei danni. E questo è fondamentale, no? E questo è fondamentale, no? Quindi il tipo pensiero vuole agire a livello sentimentale, fa dei danni. Faccio un esempio, mi viene sempre in mente quella barzelletta, no? L'avete vista quella barzelletta? L'avete anche in qualche sketch di quei film di basso livello da catramisti e sciampisti, no? Nell'ambito militare, no? Che c'è il colonnello che viene informato della morte, il colonnello, che in questo caso è un colonnello pensiero, che viene informato della morte della madre di un soldato, del soldato semplice Mario Rossi, supponiamo. E allora questo colonnello gli verrebbe il suo istinto, sarebbe quello di dire, come dire, il pensiero, chiamare Mario Rossi e dire guarda che è morta tua madre, dirglielo così direttamente. Però viene colto, diciamo, da un sentimento in questo caso. E vuole fare qualcosa, vuole evitare di essere diretto, ma fa più danni ancora perché nello sketch, diciamo, fa chiamare tutto il plotone e li fa mettere tutti in riga e dice: tutti i soldati che hanno la mamma viva facciano un passo avanti. E tutti fanno un passo avanti, e anche Rossi, ma anche Mario Rossi fa un passo avanti. E lui gli dice: no, tu Mario Rossi non devi fare un passo avanti, perché hai fatto il passo avanti? Quindi per dire, no? Mario Rossi, dove cavolo vai? Quindi, per dire che per, diciamo, per evitare di seguire la sua spontaneità fa ancora più danni, no? Ma è un film di quei film, come dire,
del cavolo, no? Del Lino Banfi, quei film lì del cavolo. Quindi questo, il colonnello di questa barzelletta non è che si comporti in modo cinico, ma è un tipologia pensiero che cerca di gestire da parte, che cerca di gestire le emozioni. Ecco, questo è una cosa interessante, perché il tipo pensiero non sa gestire le emozioni, è come se fosse un bambino, è come se fosse un bambino che va alla guida di un'auto, non ha la capacità di gestirla. Ma questo per dire che se noi abbiamo una tipologia, è inutile che cerchiamo di traviare e di usare altre tipologie, è meglio che facciamo sempre, che usiamo sempre la stessa fondamentalmente, no? È ovvio che, ad esempio, i tipi pensiero sono sicuramente più individualisti. I tipi sentimento sono sicuramente più altruisti, però talvolta i tipi sentimentali, diciamo, possono magari trascurare un po' i loro bisogni. Ad esempio, sono quelle madri sentimentali che non riescono a gestire la parte logica, che vivono in funzione dei figli e che danno sempre ragione ai figli. No, perché magari vengono colti dal sentimento dei figli, cercano di giustificarli. Poverino, ma mio figlio, poverino, ma mio figlio ha sofferto. Vabbè, ma se, quindi, poverino, poverino, cercano di fare di tutto e poi sto figlio non riescono a, diciamo, coprono ogni cosa, fin tanto che poi il figlio non riesce a, diciamo, a sviluppare una propria personalità, fondamentalmente. Diciamo che un'altra cosa, questa dimensione, diciamo, pensiero e sentimento è l'unica dimensione in cui Myers-Briggs hanno rilevato una differenza significativa statistica tra i sessi, cioè ci sono molte più donne sentimento e rispetto agli uomini, e ci sono molti più uomini pensiero rispetto alle donne, mentre le altre componenti, diciamo, dicotomiche, si trovano in frequenza uguale in tutte, diciamo, indipendentemente dal sesso. Questo però non vuol dire che tutte le donne siano sentimentali e tutti gli uomini siano pensiero. Significa semplicemente che statisticamente ci sono più donne sentimentali rispetto agli uomini e viceversa, insomma. Secondo Myers-Briggs, c'è anche una differenza, diciamo, geografica, culturale, ad esempio. Se non capite quale è prevalente, dovete cercare tra le quattro dimensioni quella che è prevalente, perché non è troppo difficile. Se uno dice che è troppo difficile, non ci riuscirà mai. Ma tra le quattro dimensioni, normalmente ce ne possono essere tre, ce ne possono essere tre che sono, diciamo, più o meno equilibrate, ma di solito una è squilibrata, una è più distonica. Ecco, quelle più distoniche sono quelle che sono alla guida dell'autovettura. Quindi, se cercate la tipologia più distonica, è quella che è alla guida dell'autovettura. Quindi, dicevo che Meyer e Briggs sono anche convinte che questa, diciamo, particolare dimensione, che è la dimensione sentimento-pensiero, è una dimensione con caratteristiche geografiche, diciamo così. Quindi, secondo loro, ad esempio, nei paesi anglosassoni prevale la funzione pensiero, nei paesi invece mediterranei, diciamo come ad esempio l'Italia, prevale
prevale, cioè c'è una maggior, diciamo, tipologia di persone sentimentali, diciamo così. Bene, questo è stato un po' un inquadramento, ma vedremo ancora degli approfondimenti prima di concludere. Per adesso vedo che sono passati 35 minuti, quindi saluto tutti e ci vediamo. Questa sera c'è una premiere, ciao a tutti. E mi raccomando, continuate a seguire tutti i video e ci vediamo al prossimo video.